compie 50 anni l'ente sbandieratori Cavenzi Città di Cava dei Tirreni. Un traguardo importante che merita di essere festeggiato nel migliore dei modi. E così lo scorso sabato sono partite ufficialmente le celebrazioni dell'anniversario. Era il 5 marzo 1973 quando la prima assemblea approvava lo statuto del gruppo sbandieratori Città della Cava, che 13 anni dopo avrebbe cambiato la propria denominazione in quella attuale di sbandieratori Cavenzi. Dopo aver celebrato la ricorrenza con gli associati lo scorso 5 marzo presso la sala Mimmo Sorrentino, sede dell'associazione, nel suggestivo scenario del complesso monumentale di San Giovanni al corso Umberto I, 122, lo scorso sabato altri due momenti hanno scandito l'apertura del cinquantennale in un evento che è stato rivolto a tutta la cittadinanza. Prima la presentazione da parte del presidente dell'ente sbandieratori Cavenzi, Domenico Burza, del programma ufficiale delle celebrazioni, degli eventi e delle manifestazioni che saranno organizzati dall'ente. Poi nel tardo pomeriggio, alla presenza di centinaia di persone nei giardini del complesso di San Giovanni, un breve corteo lungo il corso porticato, seguito dallo spettacolo inaugurale dei festeggiamenti, ovvero un'esibizione che racconterà la storia degli sbandieratori Cavenzi dal 1973 ad oggi e da cui hanno partecipato con i costumi e le bandiere della loro epoca sbandieratori e musici rappresentanti dei cinque decenni della storia associativa.